Ecco, la domanda che ci poniamo è questa: dopo la redata storica del 4 giugno 2014, con l'arresto di 35 tra manager d'azienda, amministratori, politici, generale della Guardia di Finanza, eccetera, è cambiato qualcosa? È cambiato qualcosa nella gestione della salvaguardia di Venezia e della sua laguna? Noi, io almeno, credo proprio di no. A parte i cambiamenti nella governance del consorzio Venezia Mol, che come sapete, come ha detto anche Luciano prima, è stata commissariata dal prefetto di Roma su richiesta di Cantone, dell'autorità anticorruzione, e quindi oggi è gestito il consorzio da tre commissari. A parte anche la cambiata governance della città, chiaramente la crisi politica generata dall'arresto del sindaco ha prodotto quel fenomeno Brugnaro che tutti conosciamo, la vittoria della lista viola, e quindi un governo della città insegna delle stesse cose che in realtà forse peggiorate le giunte precedenti avevano portato avanti. La redata del 4 giugno, la redata storica contro il sistema Mose, in realtà ha svelato i più grandi due del secolo, secondo noi. Tutti lo sapevamo, tutti sapevano in città che si trattava di un patto immane e che dietro al Mose c'erano livelli di corruzione, di mercimonio del consenso in città, però nessuno lo diceva, lo dicevamo solo noi, il movimento, la sempre permanente non Mose, coraggiosissimi tecnici e ricercatori che si opponevano con giuste posizioni indipendenti e libere, però nessuno lo diceva. Ricordo il dossier del 2006 che abbiamo diffuso durante l'occupazione della sede del Consorzio Venezia Nuova, proprio il 23 novembre, il giorno del Comitato di Roma. Il consorzio era occupato, nel frattempo Prodi dava via libera al Mose. Abbiamo diffuso un dossier, Le mani sulla città, si intitolava, dove praticamente era descritto tutta l'inchiesta poi avvenuta, ovviamente gli aspetti politici, non gli aspetti giuridici, i reati e via dicendo. Comunque noi l'avevamo detto, avevamo fatto esposti alla magistratura, alla Corte dei Conti, a tutti quanti. Tra l'altro lo scandalo Mose rappresenta uno dei fenomeni di corruzione più grandi, credo, in assoluto. Cioè, di fronte a 1 miliardo di euro che sarebbero stati sottratti, secondo l'inchiesta, alle casse pubbliche, non solo con mazzette, fatture false, eccetera, ma anche con le accezioni liberali, alla curia, alle università, a tutti quelli che dovevano costruire questo consenso, questa grande opera, no? Il consorzio Venezia Roma aveva messo in piedi una sorta di welfare quasi, no? Di situazione di servizi, contributi, una sorta di welfare quasi. Il sistema Mose ha rappresentato un livello di corruzione umana. Di fronte al miliardo sottratto alle casse pubbliche, la Tangentopoli del 92 fa ridere, così come Mafia Capitale a Roma, no? Cioè, credo che su Mafia Capitale c'era solo 100 milioni di euro in mano, no? Invece a Mafia Capitale ha dato reati associativi, la magistratura, ma persino associazioni di stampo mafioso. Invece da noi la gestione politica dello scandalo Mose è stata, secondo me, abbastanza accorta da parte dei poteri forti, no? Tra gli stessi poteri forti che tuttora, secondo me, sono poteri forti in città. Ricordiamo tutti i giudici Nordio, che tra qualche mese ho sentito che andrà in pensione, in conferenza stampa il 4 giugno a Luna, dopo la letrata delle 6 del mattino, no? Dove, come accanto i suoi giovani PM, bravissimi, che ha fatto un lavoro straordinario, sosteneva con fierezza che sì, si tratta di 4 mele marce e che però il sistema Mose, il Mose, è la più grande opera ingegnerista del secolo e l'Italia, il nostro paese, deve essere orgoglioso di questa grande opera. Quindi, il tentativo di separare l'aspetto corruttivo, la corruzione, dalla grande opera in sé, che in realtà rappresenta un bidone, perché come tutte le grandi opere, ha la corruzione all'interno, la grande opera è sinonimo di corruzione. E non a caso, secondo me, la magistratura
non ha acquisito tutti gli elementi, tutti gli imputati per altri soggettivi. Cioè, secondo me, adesso non voglio fare lo sbirro, tra virgolette, o il giudice, no? Però la situazione è delinque, no? Mi pare che ci stava tutta. C'era una cupola addirittura descritta negli atti dell'inchiesta Mose, cioè c'erano le tre grandi imprese, Mantovani, Finkosit e Condotte, più i piccoli, tra virgolette, che non erano piccoli, della Lega delle cooperative russe, bianche, di colori, che questi si riunivano e discutevano la spartizione dei lavori, chi doveva retrocedere il 50% del fatturato per creare i fondi neri, eccetera, quindi, cioè, perché non hanno dato l'associazione del Lingue, perché avevo mandato addirittura l'associazione di stampo mafioso a una cacchietta come era Mafia Capitale? Ecco, in realtà io credo che dobbiamo mettersi in testa questo, cioè, sta cosa della corruzione è una cosa che non può, voglio dire, cioè c'è la corruzione, però il problema è la grande opera, no? A poco Renzi di dire sì, fermiamo i lati ma andiamo avanti con le grandi opere. Il problema è che in tutte le grandi opere c'è la corruzione. In realtà abbiamo visto con l'inchiesta sul sistema Mose, il consorzio Venezia Nuova non aveva alcun bisogno di pagare notizie degli appalti, perché sappiamo c'era la concessione unica per legge, la legge speciale dava la concessione unica per tutti i lavori, per tutti gli studi, le progettazioni, le realizzazioni e pure i controlli sulla grande opera. Quindi nessuno aveva bisogno di pagare paziente per avere appalti, se li venivano tra loro. In realtà le ruberie, le fatture false, la retrocessione delle fatture, le pazienze, servivano per creare fondi neri per pagare tecnici, politici, amministratori nei vari passaggi di approvazione, nei vari passaggi di approvazione delle cose, dalla commissione salvaguardia e i vari elementi, no? I vari organi che dovevano approvare la grande opera. E dati come seriamento del consorzio Venezia Nuova, secondo me, non ha cambiato nulla. Certo, i tre commissari avranno controllato i bilanci, avranno fatto un po' di pulizia negli appalti che sono costretti a fare, perché l'Europa a un certo punto ha detto beh, alcuni lavori per una tot percentuale dovete metterli a gara, no? Però i commissari non hanno avviato nessuna opera, nessun lavoro di verifica tecnico-scientifico sull'opera, no? Come aveva detto Luciano prima, neppure la trasparenza, perché anche gli incidenti importanti che ci sono stati, l'allagamento delle persone a Malamocco, il check-up, la nave da 50 milioni di euro che non funziona, il danno nella porta della curva di animazione a Malamocco, le paratie che sono state messe in prova appunto a Sabioni, no? Nella bocca di tre porti ci sono già una serie di paratie, ogni volta che viene un ministro di finanza mi fa vedere che funziona, grazie al principio di merito c'è ancora, no? Ma no, certo, no? La prova sulle paratie, le paratie si alzano e poi facile che non tornano più giù, perché naturalmente punta Sabione, si chiama punta Sabione, la sabbia va a infiltrarsi tra cassoni, paratie e via dicendo. Cioè i commissari non hanno avviato quello che avevano chiesto, cioè che fosse istituita un'authority indipendente di tecnici, di scienziati che esaminasse tutte le criticità del mondo, e cioè le cerniere, il fenomeno della risonanza delle paratie, la questione della manutenzione e via dicendo, perché siamo nella situazione in cui, cioè, il moto non funzionerà, e anche se dovesse funzionare, voglio dire, sarebbe assolutamente superato purtroppo dal legislatismo, perché le previsioni per i prossimi 50 anni sono allucinanti. Adesso negli Stati Uniti addirittura ha vinto Trump, e di sicuro neanche quel poco che avevano concordato a poco 21 sarà riscattato dagli Stati Uniti, così poi anche dalla Cina, ovviamente dalla Russia. Quindi l'innalzamento del livello dei mari renderà assolutamente obsoleta la grande opera, anche se dovesse funzionare, e se appunto la questione della risonanza e tutti quegli aspetti critici poi in realtà non fosse vera tutta, no? Non è cambiato nulla, i commissari non hanno cambiato nulla. Anzi, ricordiamoci che ancora rimane la questione del 12%, gli oneri di concessione, il consorzio, per la legge, per la convenzione che ha fatto anni lontani, ha diritto al 12% in più su ogni lavoro, cioè quello di la tangente legalizzata. E neppure lo scandalo ha deciso di ridurre questo 12%, no? Rimane il 12%,
Mi pare solo che non glielo dà in anticipo rispetto ai lavori, ma glielo dà dopo fine lavori. Cosa fare? Perché effettivamente c'è già poi è abbastanza confusione, nel senso che Vox Populi tutti sanno che il MOSE sta comprando il latrecinio, è un grande milione, però quasi tutti dicono ormai l'hanno fatto, ormai è quasi finito. Addirittura il nostro sindaco dice facciamo il tifo che funzioni così lo vendiamo ai cinesi. Ora, io credo invece che c'è tutta la necessità di continuare con l'informazione, con la controinformazione e anche con il rilancio delle lotte, con il rilancio del movimento per la salvaguardia della laguna e della città con i suoi abitanti. Perché quando parliamo di salvaguardia della città non parliamo solo di salvaguardia fisica, ma anche di salvaguardia socio-economica. E su quel fronte lì invece zero, perché tutti i fondi dal 2003 sono andati al MOSE, quindi non ci sono più contributi per la ristrutturazione degli immobili, per per il welfare cittadino e dicendo. Io credo che un nodo importante sia, e finisco, riuscire a vincere sulla questione dei grandi danni, perché è una questione strettamente legata al MOSE. Ricordiamo che uno dei progetti alternativi al MOSE era, per esempio, era il progetto del PEA, della linea Piccoli, che sarebbe il papà, diciamo, del progetto attuale del 2, no? Ricordiamo che la questione è strettamente legata, che se riuscissimo a vincere su questa cosa, imponendo l'estromissione del cardinale della laguna, no, io non ho tolto la punta di porto del Nilo, avremmo la possibilità sia di avere forza per dire si può anche vincere, non si può, perché non si può, dall'altra potremmo ragionare sui fondali della punta di porto, che potrebbero essere rialzati, visto che le cardinali non passerebbero più, e quindi riducendo di qualche decina di centimetri la punta di punta di marea e sicuramente anche altri di San Marco, no? E potremmo anche, con la forza ottenuta con questa vittoria, imporre che ci siano delle verifiche tecniche su tutte le criticità del MOSE, arrivando a imporre anche delle varianti in corso d'opera, che ne so, la sostituzione di quel tipo di paratie con altre che non presentino quei problemi, o comunque con un ripensamento anche sul sistema, sul grande sistema che hanno compreso attività sperimentali per il rialzo del suolo, del cui mi pare che in un convegno precedente si è parlato molto, il convegno si trova sull'acqua grande, no? Ecco, io credo che ci sia necessità di legare poi le lotte su queste questioni della salvaguardia ambientale alle lotte per sociali in città, no? Cioè, citavo anche Luciano prima, la manifestazione dell'altro giorno per il diritto alla casa a Venezia, no? Cioè, mi pare che sono strettamente legate le cose, perché che ci serve salvare Venezia da sola laguna se non salviamo i suoi abitanti? Poi sono i suoi abitanti che sono in grado di salvare la laguna e l'aspetto ecologico, diciamo, della laguna. E anche le questioni del lavoro, io credo che debba finire questo ricatto immane tra ambiente e lavoro, perché è un ricatto, perché dobbiamo uscire fuori da questa logica, e sulla questione del lavoro sappiamo che c'è da piangere a Venezia, perché i lavori sono tutti precari, i lavori sono tutti legati alla cultura turistica, e quindi chiaramente tutto è collegato ad un'idea diversa di città, a un modello di sviluppo diverso per la nostra città, basato su altro che non siano